in questo numero di Ruota in Pista. Formula 1, ottavo appuntamento mondiale a Silverstone, uno dei palcoscenici più prestigiosi dove si svolge il Gran Premio d'Inghilterra. Su questa pista molto veloce si rinnova la sfida fra Sebastian Vettel, l'attuale leader in classifica, e i suoi più prossimi inseguitori, a partire dal ferrarista Fernando Alonso. In attesa di tirare le somme, Mark Webber ricorda la geometria della pista, sottolineando i passaggi che possono fare la differenza. 24 ore di Le Mans. Trionfo dell'Audi e-tron 4 con i piloti più titolati Christensen, Duval, McNish davanti alla Toyota TS030 Hybrid, degna avversaria della marca dei quattro anelli fino all'ultima ora. Nel servizio ricordiamo l'incidente mortale del pilota danese Allan Simonsen, schiantatosi con la sua Aston Martin V8 contro le barriere alla variante Tertre Rouge. James Hunt, una storia senza freni. Profilo di un campione iridato nel 1976 alla guida di una McLaren, interprete di una vita sopra le righe, dentro e fuori il mondo delle corse. Celebrato dal film Rush, di imminente programmazione anche sugli schermi italiani. Nuova Citroën C4 Picasso, monovolume compatta, 5 posti, dotata di pianale modulare EMP2 e di telecamere che consentono una visibilità panoramica a 360 gradi, giusto per dare alcune anticipazioni, ricca di innovazioni avveniristiche, come a dire, una vettura da cover. Se ne parla nel servizio realizzato a Lisbona. A seguire, le pillole di Autolink. Il Gran Premio di Gran Bretagna, la gara di casa per la Red Bull, tanti fans appassionati e anch'io posso starmene a casa. Silverstone, 5,9 km, 52 giri in tutto 307 km. 6 retti fili veloci, 3 curve lente, 3 punti per superare. Velocità massima 300 orari. Iniziamo il giro qui al simulatore della Red Bull del Gran Premio d'Inghilterra. La prima curva è molto veloce, è davvero fantastica, almeno con una Formula 1, molto difficile per i piloti ed è un grande punto per gli spettatori, perché le macchine in questo primo settore sono velocissime ora che arriviamo alla Becketts. Uno dei migliori primi settori in Formula 1 e lo stiamo attraversando. Ora affrontiamo l'Hangar Straits ed entriamo nella curva Stove, che è anch'essa molto famosa, molto veloce, e qui ci sono stati bei sorpassi nel passato. Acceleriamo affrontando la discesa della collina, molto sconnessa e infrenata. Curva a destra molto stretta, un buon posto per guardare la Formula 1 per gli spettatori. Acceleriamo al massimo e qui si raggiunge la velocità di punta. Frenata durissima per questa curva a destra molto stretta, che ci porta a questa curva a sinistra molto veloce e bella. Altra frenata dura arrivando in questa curva a sinistra sotto le tribune. Finiamo il giro con una curva lunghissima a destra. Dura davvero tanto e fatta in modo perfetto se si vuole chiudere bene il giro. Acceleriamo nell'ultima curva, che è la Woodcott, molto famosa in Formula 1, e finiamo qui il giro in Inghilterra. Pilotare una Formula 1, il sogno di ogni appassionato. Non tutti però si rendono davvero conto di cosa significhi in termini di impegno fisico e di concentrazione. Le operazioni da compiere all'interno del cockpit sono davvero tante e il minimo errore può essere fatale per il risultato finale. La regola numero uno, insomma, è mai deconcentrarsi, così come ci dimostrano i piloti del team Mercedes, Hamilton e Rosberg, alle prese, come al solito, con un'ennesima sfida. Oh my god, I'm so bad. Allora sei pronto? 1, 2, 3, 4, attenzione, ti suona il telefono. Ecco, questo succede quando ti distrai dal gioco.
È importante restare con entrambe le mani sul volante se si vuole rimanere concentrati sulla strada. Ecco perché sulle Formula 1 tutti i controlli sono sul volante, che è davvero il centro di controllo della macchina. Ogni volante in Formula 1 è disegnato secondo le richieste del pilota. Nella parte anteriore ci sono qualcosa come 20 bottoni che danno l'accesso ai vari controlli. C'è la regolazione per le gomme, se metti quelle da bagnato o le intermedie. Il pulsante per superare, per parlare, per bere. Questo resetta la radio. Regolazione miscela carburante, differenziali. Qui c'è il bottone del KERS che si usa in certe curve per avere un po' più di cavallo. Ti spinge la testa all'indietro, niente male perché sono un bel po' di cavalli. Qui c'è il DRS che in prova si usa nei rettifili e in gara per superare qualcuno. Lo spingo una volta e poi lo rispingo per disattivarlo. Quando sono in macchina i piloti non devono mai girare il volante oltre tre quarti. Questo fa sì che possono tenere entrambe le mani sul volante e avere sempre il controllo della vettura. Dopo tanti anni, ora le Formula 1 hanno ogni singolo controllo posto sul volante. I piloti sanno istintivamente dove si trova ogni bottone, non devono mai levare lo sguardo dalla pista. Questa è una tecnologia che è arrivata anche sulle normali auto e le rende più sicure perché ci si può concentrare sulla strada. Mi passi un po' d'acqua? Arriva subito. Ma dai, questo è quello che succede quando ci si distrae. Thanks. Good game. Quella 2013 è stata un'edizione della 24 ore di Le Mans funestata da un tragico incidente. Dopo solo 10 minuti dal via, infatti, la Aston Martin numero 95, condotta da Allan Simonsen, è uscita di pista con un impatto violentissimo, urtando le barriere a oltre 170 km l'ora. Il pilota danese è stato estratto dalla vettura distrutta e condotto in ospedale, dove, purtroppo, è morto. Era dalla 24 ore del 1997 che non si assisteva a un incidente mortale, e questo ha inciso sul clima di tutta la gara, in cui il fatto sportivo in sé è passato in secondo piano. La vittoria alla fine è andata ancora una volta all'Audi, ma i festeggiamenti questa volta sono stati abbastanza contenuti e la commozione di un veterano come Tom Christensen, connazionale di Simonsen, arrivato alla sua nona vittoria in questa classica, ha reso bene il clima che si respirava all'arrivo. Di sicuro ho delle emozioni contrastanti. Mi viene da pensare all'aiuto del mio team, al fatto di aver conosciuto Alan, che ritengo un privilegio. Ed è una combinazione di cose, perché quando ho iniziato questa gara volevo vincere per mio padre, perché è venuto a mancare quest'anno. Ma se mi immagino di essere seduto in macchina guardando le foto di mio padre e di Alan, mi viene da pensare che entrambi sarebbero stati d'accordo sul fatto che avrei dovuto provare a vincere questa gara con l'Audi per Alan, ed è quello che ho fatto. Ma non mi sento di chiamarlo un finale felice. Sì, sfortunatamente questa gara è iniziata con un incidente ed è stato molto duro per tutti noi renderci conto che un giovane pilota danese aveva avuto un incidente che è risultato fatale. E tutti noi siamo rimasti sotto shock. La 90esima edizione della 24 ore di Le Mans, insomma, ha avuto per i piloti Audi un sapore dolce e amaro. Un vero peccato, perché la gara in sé per sé destava tanti motivi di interesse e aspettative ancor prima della partenza. E in effetti, dal punto di vista sportivo, è stata davvero interessante, in quanto giocata per buona parte tra le due grandi case automobilistiche presenti, Audi appunto e Toyota. Già dalle prove nelle quali la casa Coglianelli aveva dominato staccando la pole position, si era capito che l'evoluzione 2013 della e-tron 4 aveva messo i piloti di Ingolstadt in grado di portare a casa l'ennesima vittoria. Eppure le Toyota dietro di loro apparivano sempre minacciose e in 24 ore le incognite potevano essere davvero tante per lasciare tranquillo il team tedesco.
Sin dal via comunque le Audi sembravano in grado di poter controllare la corsa, issandosi ai primi tre posti della classifica, anche se col passare delle ore continuava a regnare l'incertezza sulla vittoria finale. Due delle tre Audi schierate infatti perdevano terreno lasciando la posizione alle Toyota. In particolare la TS030 Hybrid di Sarasen Davidson Guémy sembrava poter mettere in dubbio la supremazia della casa Coglianelli, reggendo il ritmo della R18 e-tron 4 di Duval Christensen McNish, con un secondo posto che lasciava aperte le porte a qualsiasi finale di gara. 11 safety car e un meteo variabile con la pioggia a fare irruzione qui e lì durante la corsa rendevano il tutto quanto mai incerto. Dopo 18 ore, la classifica vedeva l'Audi numero 2 ancora al comando, ma dietro, al secondo e terzo posto, c'erano le due Toyota ad alimentare la preoccupazione di Ulrich e soci. Le Audi, però, forti di una cinquantina di cavalli in più delle Toyota, costrette per eguagliare la velocità massima delle tedesche a gareggiare con un assetto più scarico, riuscivano ad avere la meglio sulle concorrenti nipponiche. Nel finale, il terzo equipaggio Audi, quello di Genet, di Grassi, Jervis, strappava alla seconda Toyota il terzo posto che l'avrebbe portata sul podio. Poco dopo, a un'ora e un quarto dal termine, anche un incidente alla curva Porsche con la Pierre al volante estrometteva definitivamente la Toyota dalla lotta per la terza piazza. Chiuderà a quarta, davanti all'Audi di Trelouillet Fassler Lotterer. Per Duval Christensen McNish arrivava invece la meritata vittoria, mentre la Toyota di Sarasen Davidson Guémy si doveva accontentare del secondo posto finale. La gara è stata dominata dal cambiamento delle condizioni meteorologiche ed è risultato molto difficile per i piloti, per il team e anche per i dirigenti Audi seguire questi continui cambiamenti del meteo. E devo dire che è andata molto bene se si considerano i rischi di questi continui e veloci cambiamenti. Sono davvero orgoglioso del mio team perché hanno fatto un lavoro davvero perfetto, incredibile. E io so quanto è stato difficile oggi, quindi posso solo dire che sono orgoglioso di far parte di questo team. È stato molto difficile da diversi punti di vista. Dal punto di vista della gara c'era il fattore meteo, la grande competizione e momenti come sul finale quando è arrivata una pioggia fortissima. Quindi eri sempre al limite per tutta la gara e dovevi sforzarti tanto per non far slittare la vettura. Ma la macchina era davvero fantastica. E devo dire che sono contento di avere la trazione integrale 4, se devo essere onesto, ma ora ci sentiamo sollevati, siamo contenti e sollevati, ma anche molto tristi, perché è venuto a mancare Alan e ogni pilota è come un fratello. L'Audi metteva così in bacheca l'ennesimo trofeo alla 24 ore del Sart, ma anche la Toyota, la sua seconda uscita ufficiale alle mani, poteva dirsi soddisfatta avendo ben contrastato la corazzata teutonica durante tutto l'arco della gara. La seconda sfida tra vetture ibride della storia di questa corsa si è dunque risolta ancora una volta a favore della casa tedesca che con questo successo prende anche il largo nella classifica del campionato mondiale Endurance. Vedremo se nel prosieguo della stagione i giapponesi sapranno riscattarsi.